Hola, hola, ciao amici miei, amici, amici miei, eccomi qua. L'avevo promesso, l'ho promesso nel canale, l'avete chiesto, lo chiedete, insomma, in tanti di voi, di parlare di Xchange, perché l'abbiamo affrontato nel canale con alcune scommesse, delle quali molti di voi, insomma, hanno detto di non capire nulla, di non sapersi muovere, di non avere la minima nozione di Xchange, nonostante che da anni, ma da anni, YouTube, internet, insomma, è zeppo di guide, libri, video, quant'altro, insomma, chi più ne ha più ne metta sull'Xchange, da quando in particolare Betfair aperto le porte in Italia, purtroppo, perché era meglio che se ne stava in Inghilterra, bella tranquilla tranquilla, ci faceva continuare a giocare sul .com. E oggi non stavamo a parlare di questo .it, che tutto sommato è una schifezza, però purtroppo è l'unico Xchange che abbiamo, è uno dei migliori siti tra quelli bookmakers, tra quelli disponibili in Italia, in assoluto, insomma, non c'è nessuno che potrà mai paragonarsi per quanto riguarda l'Exchange a Betfair, anche perché l'ha inventato Betfair l'Exchange. Almeno l'Exchange nel betting, ovviamente. E quindi, insomma, noi abbiamo betfair.it, che ha innumerevoli limitazioni operative rispetto al betfair.com, ma non come dire, operativi nel senso che ci sia qualcosa in meno in betfair.it. Rispetto a betfair.com, inteso come exchange o come opzioni o quant'altro, insomma. Voglio dire, la cosa importante nell'exchange, in questo mercato, in questa modalità di gioco, sono i flussi di cassa. Cioè, per flussi di cassa intendo il volume di giocate che arrivano su ogni partita in palinsesto. Quella è la cosa principale. Cioè, più alti sono i volumi, più c'è movimento, più le quote assumono valori, cambiano di valore in determinati lassi di tempo e quindi permettono operazioni più veloci e trading più veloci. Su Betfair, tra l'altro, insomma, come dire, al di là e dei flussi di cassa, insomma, betfair.com per ogni singola partita offriva e offre molte più opzioni di mercato. Con betfair.it invece ci limita a pochissime opzioni. Vedete, per esempio, abbiamo solo gli under, over, abbiamo, che ne so, i risultati, insomma, l'esito finale, e qualche, il risultato esatto e qualche altra cazzatina, insomma. Addirittura il segna casa e segna ospite, che mi risulti non è mai quotato, c'è sempre sì o no, ma non ci sono mai le quote. Quindi praticamente, insomma, stiamo parlando di 7-8 scelte, mentre invece se andiamo sul punto com della stessa partita, Portsmouth, Sunderland, per esempio, troveremo, insomma, una scelta di pronostici molto più ampia. E vado, però, ripeto, però la cosa più importante che fa differenza tra il punto it e il punto com di Betfair sono i flussi di cassa. Ma comunque, lasciamo stare, insomma, parliamo di quello che abbiamo e basiamo tutto il nostro gioco su quello che abbiamo. E quindi dicevo, voi mi avete chiesto, insomma, nel canale di parlare di Xchange e parlare di Firebot, ma in particolare dell'Exchange dalle basi. Ripeto, io mi sento anche ridicolo a fare questa cosa e francamente non me la sentivo nemmeno di fare, insomma, proprio perché
proprio perché mi sembra così datato come argomento, così ormai, come dire, come si dice, insomma, quando è stata svalutato, come dice, non ce ne stanno tanti, insomma, che ne parlo, no? C'è gente che ha fatto corsi, che fa corsi, che fa corsi online, corsi negli alberghi, corsi a casa tua, corsi sul tuo palazzo, in via Siscala, basta che pagate, insomma, pure nella macchina, mentre andate al lavoro la mattina, poi fanno mezz'ora di scuola di Accenture, poi dopo vi danno pure il diploma, che potete fare, potete dire, ma che potete fare, ma che potete dire. Ma volete capire quando vi trovate davanti a queste macchine infernali qua, guardate, con i numeri che corrono avanti e indietro qua, e avete i soldi puntati. Questi vi possono dire tutto quello che vogliono loro, ma come dico sempre, puoi stare solo tu e il tuo monitor o il tuo cellularino e devi prendere delle decisioni, perché le cose non vanno sempre nel verso che vorremmo, maggiormente nell'exchange. Vabbè, comunque. Però sai, avere un diploma attaccato al muro, insomma, che ti dice che tu sei un trader professionista o che hai fatto un corso, hai partecipato a un corso, quando vengono gli amici a casa, uno che ha sempre fatto l'operaio, dice, oh, però io sono diplomato in trader, faccio trading, verga, sono operaio semplice, però guarda là, va, tengo un diploma attaccato, magari ti zeccare, all'accademia, all'università. E quindi insomma mi sento un poco ridicolo ad affrontare questa cosa, pure perché l'exchange per molti anni l'ho un po' abbandonato, mi sono un po' allontanato dall'exchange, vuoi per motivi commerciali legati al mio store, e quindi ero più interessato a fare video su quelli che erano i file legati ai bookmakers tradizionali che produco. E quindi per fare quei file, insomma, ovviamente frequentavo più i bookmakers tradizionali, Exchange, insomma, tante cose, andate nello store per quanto riguarda l'Exchange, ho pochi metodi e sono tutti metodi datati, cioè voglio dire, file che ho fatto all'epoca di quando facevo Exchange, di nuovo non c'è nulla. E non c'è nulla, cari amici miei, perché anche se andate sui siti Exchange, specializzati in Exchange, ne sono nati tanti da quando Betfair è arrivato in Italia, 3-4 anni, e insomma anche nei siti di questi professori, illustri docenti e quant'altro, insomma, di strategie vere e proprie di Exchange ne trovate una decina, non di più, perché l'exchange alla fine si riduce a due semplici operazioni, il puntare e il bancare. Ora, ognuno di voi è libero di applicare queste due operazioni a qualunque strategia, metodo, operazione che vuole fare durante una partita live che sta giocando. E come dire, le strategie di base, ripeto, sono poche perché non c'è tanto altro da fare, insomma, voglio dire, l'exchange puro, vero e proprio, è quello che si decide cosa fare dopo aver studiato la partita, si punta o si banca in pre-live, dopodiché, se le cose vanno così come tu le hai intuite, allora fai determinate operazioni, fai il tuo trading e vinci la scommessa e quant'altro. Se invece il tuo studio non sta producendo i risultati sul campo e quindi anche durante il live della partita, di quello che tu hai previsto, insomma, e quindi la tua scommessa sta andando a farsi friggere, e allora molti si fanno prendere dal panico, nonostante corsi o non corsi, libri o non libri, e cominciano a cercare il modo di come poter recuperare, di come poter, perché ripeto, ogni partita,
ripeto, cioè dico che ogni partita ha la sua storia, ogni partita in live ha il suo racconto, e quindi ci si deve poi alle sue quote, ai suoi movimenti, ai suoi flussi di cassa, e quindi come dire, cioè voglio dire, una partita del campionato iraniano, tanto per dire, in exchange, non ha gli stessi movimenti o gli stessi flussi di cassa di, che ne so, Manchester City, Manchester United, tanto per dire. E quindi ci si ritrova poi, insomma, da soli, ripeto, sempre a dover prendere le decisioni, e a quel punto là ognuno, chi è bravo si muove in un determinato modo, chi è meno bravo si muove in un altro modo. E nel canale mi avete detto, sai, no, vabbè, sarebbe bello che tu mi spiegassi delle strategie, ma anche i modi di poi come eventualmente coprirsi per attenuare le perdite o per ottenere più profitti. Io non ne sono tanto convinto, perché, ripeto, a parte che ogni strategia, nel momento in cui viene confezionata, se una strategia fatta ad hoc dovrebbe implementare, insomma, tutte le informazioni per l'entrata, per l'attacco alla scommessa e per l'uscita dalla scommessa o per la difesa dalla scommessa. Quindi dovrebbe dire: entra così, fai questa scommessa, punta su questo pronostico, punta X e X euro, a X minuto o nel momento in cui succede questo evento all'interno della partita live, fai questa operazione, o se non succede fai quest'altra operazione, e quindi vincerai o perderai. Secondo me questa è la strategia tipo. Una strategia invece che ti dice, è buono fare bancare, tanto per dire, l'over 0,5 in pre-live, e poi durante la partita vedi che al primo gol succede questo, le quote scendere, poi invece questo non succede, uno dice, sì, vabbè, ma che cazzo devo fare? Io mi sono sta puntata, che le quote stanno andando così, che devo fare? E quindi c'è grande, come dire, ci sono problemi, insomma, per molte persone. Allora, io tra l'altro, ripeto, non ho un piano didattico per questa cosa che vi voglio tutto sommato raccontare nei video, che non è spiegare né insegnare, né, perché non sono né in grado di spiegare, né, perché a parte che sono logorroico, ma poi insomma mi perdo, perché non ho nulla di scritto, non ho un canovaccio scritto, non ho il copione, non, io do il play, come sapete, è quello che mi viene in mente di dire, quello dico. In virtù di quello che mi chiedete di dire nei video. E quindi, insomma, torniamo a parlare, stiamo parlando di questo, di questo e questo, insomma, e io ho ritenuto giusto, secondo me, prima di approfondire il tutto, insomma, di partire appunto proprio dalle basi, come dicevamo all'inizio, e capire principalmente che cos'è questo exchange, o quantomeno quali sono i termini più usati e qual è la differenza tra di loro, come prime notizie, insomma, tanto per cominciare a capirci. Exchange è il mercato, va bene? Exchange, a differenza di change, che significa cambio, exchange significa scambio. Scambio quindi tra chi offre scommesse in puntata e chi offre invece scommesse in bancata. Cosa significa puntare e cosa significa bancare? Evidenziati qui sia su sito Betfair, vedete, andiamo prima qua, facciamolo da qua. I classici colori rosa e azzurro: il rosa è per il punta, l'azzurro è il, cioè, che cazzo sto dicendo? L'azzurro è per il punta, il rosa è per il banca. Allora, cosa significa punta e cosa significa banca? Punta parte dal fatto, cioè punta significa quando io gioco a favore di quel pronostico. Cioè, in questo caso, se io faccio una puntata punta su Port Smart, in questo mercato esito finale, io sto puntando sulla vittoria del Port Smart. Per cui, se Sunderland vince o viene fuori il pareggio,
sta scommessa io l'ho persa. Così come quando giochiamo il segno 1, ovviamente, nei book tradizionali. Quindi questo è il punta. Puntare significa giocare a favore di quel determinato pronostico. Banca, invece, significa giocare contro quel determinato pronostico. Il che significa che se io faccio una puntata banca, va bene, su Portsmouth, è come se io stessi giocando sul book tradizionale una X2, cioè praticamente sto giocando a favore del Sunderland e del pareggio, quindi la X2, perché bancando Portsmouth io sto dicendo che sto giocando contro la vittoria del Portsmouth. Ok, quindi con il punta gioca a favore della vittoria e il Portsmouth deve vincere. Con il banca invece gioco contro la vittoria del Portsmouth e il Portsmouth deve perdere affinché le mie scommesse siano vincenti. Ma queste sono le operazioni, come dire, che se fatte così, cioè io gioco il segno 1, sono a favore del segno 1 oppure sono a favore del segno X2. Non è il caso di fare exchange, cioè uno va su un book tradizionale, gioca l'1 del Portsmouth, gioca l'X2 del Sunderland pareggio. Ok? Perché devo venire sull'exchange a fare il punto e banca? Non c'è motivo. O a confondermi le idee se bancare o puntare. Gioco l'1 o gioco l'X2 e tutto è risolto. E invece perché è importante l'exchange? Che ripeto, exchange è scambio, quindi tra tutti quelli là che stanno offrendo la quota 2,22 a favore del Portsmouth e tutti quelli là che invece stanno giocando contro la vittoria del Portsmouth e stanno offrendo questi, stanno richiedendo questi importi qua. Perché questa è una cosa che vorrei che fosse ben chiara a tutti quanti, per poi capire un domani il trading in live e quant'altro. Tutti gli importi che vedete qua nella sezione punta, va bene? Man mano che poi in live scorrono pure le quote, che le quote cambiano con i minuti che passano, tutti questi importi che vedete qua sotto sono queste qua richieste o quantomeno offerte di giocatori che stanno offrendo ad eventuali giocatori che vogliono giocare sul Portsmouth vincente queste determinate quote. Per cui ci sono stati offerti 16 euro per la quota 2,22, 98 euro per la quota 2,20, 1834 per la quota 2,18. Quindi queste qua sono offerte, importi per offerte di altri giocatori che preferiscono giocare contro il Portsmouth e quindi fanno queste offerte. Mentre invece nel banca. Ci sono tutte le richieste dei giocatori, va bene, che giocano a favore del Portsmouth. Ora vi sto confondendo le idee, ma non è così. Perché ovviamente non accontentandosi della quota 2,22 vogliono una quota più alta, va bene? E quindi vanno a fare la richiesta di quota 2,24 per la vittoria del Portsmouth. La quale, non essendo disponibile nella sezione punta, va bene, finisce nella sezione banca, in attesa che qualcuno, va bene, accetti quella richiesta e quindi la scommessa viene abbinata. Va bene, quindi sia bene capire inizialmente che gli importi che sono nella sezione banca, sono stati fatti, sono richieste fatte dai giocatori che vanno a favore del Portsmouth. Tutti gli importi invece nella sezione punta sono tutte le offerte fatte dai giocatori che ritengono che il Portsmouth non vinca e quindi offrono delle quote. Va bene? Questo però, questo concetto della offerta richiesta è diverso da quello che è invece il concetto del giocare, cioè quando io punto sto puntando a favore del Portsmouth, quando banco sto bancando contro, cioè sto giocando contro il Portsmouth.
bene? Solo che facendo richiesta di voler giocare contro il Portsmouth e volendo una quota più alta, vado a fare una richiesta a coloro che sono disponibili a bancare. Va bene? Mentre questi qua che sono contro il Portsmouth fanno le loro offerte, ovviamente tenendosi sempre con quote inferiori a quelle richieste dai giocatori che vogliono giocare a favore. Comunque, è una mezza confusione, no? Però non lo so, avete capito il concetto di cos'è il puntare il bancare e invece che cos'è, quali sono le origini di questi importi qua sotto rispetto al punto, rispetto al banca? Dici, ma perché ci stai dicendo questo? Perché un giorno questo lo capirete quando discuteremo, se discuteremo, arriveremo a discutere, del weight of money, cioè il peso del denaro. Che molti confondono. E questo qua è un parametro di riferimento abbastanza importante, insomma, man mano che poi si diventerà più esperti e si capirà ancora meglio l'exchange, ma in questo caso non parliamo più di exchange, ma parleremo di trading, perché ripeto, la seconda parola più utilizzata è trading, che trading è una operazione dell'exchange, cioè ripeto, l'exchange è il mercato globale dello scambio. Mentre invece il trading è l'operazione che si va a fare all'interno del mercato exchange, cioè io ho comprato una quota, quindi il punto a un determinato valore e me la rivenderò quando questo valore si sarà abbassato, va bene? Oppure ho comprato una quota nel mercato banca a un determinato valore, 2,24, andando così, me la rivenderò quando avrà raggiunto un valore più alto rispetto a 2,24 e quindi otterrò il mio guadagno. Queste operazioni di compravendita finalizzate si chiamano trading. Quindi il trading è un'operatività, è un'operazione di scambio effettuato all'interno del mercato exchange globale, che significa proprio scambio. Ok? Quindi exchange scambio, trading è un'operazione del mercato scambio. Punto e banca, abbiamo detto che cos'è, che poi generalmente viene chiamato anche back o lay, cioè BACK, back o lay, LAY, va bene? Back è il punto, lay è il banca. Sono gli altri due termini. Un altro termine ancora molto utilizzato è il green up o il greening o il tutto verde, che qualcuno di voi già conoscerà avendolo sentito sul canale, riferito a un file. E che cos'è il tutto verde, il greening o il green up? Il greening o il green up, il tutto verde non è altro che l'operazione di trading finalizzata in profitto. Perché? Nel momento in cui andiamo a fare, che ne so, abbiamo comprato la quota 2,22, sono passati 20 minuti, questa quota 2,22, cioè voglio dire, il Portsmouth nei primi 10 minuti fa un gol, ok? Quindi passa in vantaggio, diventa ancora di più favorita, per cui questa quota 2,22 probabilmente scenderà a un valore di 1,60, 1,40, 1,50, ok? 1,65, per cui questo spread tra 2,22 e 1,65 a favore ci permetterà di fare un'operazione di trading, va bene, con il cash out automatico qui su Betfair per alcuni mercati, ci permetterà di fare il cash out, quindi l'operazione di trading in profitto, perché la quota da 2,22 in punta è scesa a 1,65. Ci darà profitto sotto tutti e tre i mercati, qua Portsmouth, Sunderland e pareggio, l'importo di profitto diventerà verde, sarà tutto verde, per cui quella sarà stata un'operazione green up, greening o tutto verde, e quindi in profitto. Se invece questo 2,22 in 10 minuti dovesse
aumentare fino, che ne so, a 3,80, 4,20, quello che sarà, maggiormente pure se il Sunderland nel frattempo ha fatto un gol, questa quota qua sale di parecchi tick, di parecchi punti, e quindi avendola giocata inizialmente a 2,22 ci troviamo in una situazione di svantaggio. Il cash out che ci era offerto da Betfair sarà un cash out negativo, va bene? E quindi a quel punto là non sarà più un greening, un green up o un tutto verde, ma sarà un tutto rosso, perché nel momento in cui, se vogliamo uscire da quella scommessa, perché pensiamo che ormai il Portsmouth non vincerà più, clicchiamo sul tasto cash out che avrà un importo negativo, e qui la tosse che vi saluto, e qui avremo tutti e tre importi di perdita derivanti dal cash out in negativo, e quindi sarà un tutto rosso. Va bene, e queste operazioni qua, o di green up o di tutto rosso, sono le operazioni di trading. Va bene? Ultimo termine che vi voglio dire in questa prima confusionata, credo, spiegazione, inizio, base di Exchange, sono i tick. Tick, che non sono quelli nervosi o chissà che, sono gli scatti di quota, cioè di valore di quota. Per esempio, vedete, 2,22, 2,24 c'è, cioè la differenza di un tick, anche se 2,22 e 2,24 sono due punti decimali, ma i tick invece sono gli scatti effettivamente tra una quota e un'altra previste dalla, come dire, dalla lista di quote, diciamo così, perché le quote non seguono una sequenza numerica esatta, cioè voglio dire, nelle quote exchange, ma questo, come dire, nelle quote exchange appunto, non esiste una sequenza numerica esatta, perché tra 2,22 e 2,24 non c'è il 2,23, non apparirà mai 2,23, è chiaro? Quindi il tick, il salto tra la quota precedente alla quota successiva maggiore, in questo caso è da 2,22 a 2,24, poi a 2,26, poi a 2,28, c'è lo scarto di due decimali di punto, va bene? Mentre invece una fascia di quote più bassa, che poi vedremo, vi farò vedere la tabella dei tick in un altro video, c'è lo scatto anche di un decimale, di un punto decimale, mentre invece in fasce di quote più alte, che ne so, dalla 5, 10, 15 in poi, addirittura si parla di tick con scatti di 5 punti o di 10 punti o anche di 20 punti. È chiaro? Perché, ripeto, la sequenza numerica delle quote nell'exchange non rispetta la sequenza numerica classica, cioè 2 e 22 non è seguito da 2,23, ma da 2,24. Ho anticipato da 2,20 e non da 2,21. Va bene? E questi sono i tick, cioè la differenza tra le quote, insomma. Quindi voglio dire, tra 2,18 per esempio e 2,28 non ci sono 10 tick di differenza, ma ce ne sono 1, 2, 3, 4. Ok? Sono 4, qui qua la scala è proprio giusta, 2,18, 2,20, 22, 24, 26, 28. Quindi tra 2,18 e 2,28 ci sono 4 tick di differenza. Se vogliamo contare anche l'ultimo, sono 5 tick di differenza. Va bene? E non 10 come dovrebbero essere, come sarebbe una sequenza numerica. Quindi, riducendo questo video alla prima informazione, è che tutto l'exchange si basa su queste due piccole operazioni, due semplici operazioni, il puntare e il bancare. All'interno di queste due operazioni, in trading, in live, va bene, cioè con le partite in live, con gli eventi in live, che sia una partita di calcio, che sia una partita di tennis, una corsa di cavalli, il trading si fa in live. C'è anche il famoso scalping,
che si fa in pre-live. Si può anche fare trading in pre-live se si ha la capacità di poter, la capacità da veggente di poter capire se alle 10 di mattina, con una partita che comincia alle 17 del pomeriggio, e alle 10 del mattino quella quota è a 2,18 e la si banca perché si pensa che durante la giornata quella quota salirà, e allora quello è un trading fatto in pre-live, perché è adatto, insomma, è fatto da quei signori che, grazie a certi siti, a certe informazioni, anche allo studio dei grafici che offre Betfair, poi ne parleremo dei grafici, riescono a stabilire o quantomeno a preventivare o giocano su questo fatto dell'intuizione che quella quota probabilmente durante l'arco delle prossime 5, 6, 7 ore, 10 ore subirà un aumento o una diminuzione, e quindi in virtù di questa loro intuizione punteranno, bancheranno quella quota e prima che la partita abbia inizio faranno il loro trading già in pre-live. E vabbè, ma quello è un altro modo proprio di fare exchange, di fare betting. Limitiamoci noi a parlare di quello che è il trading in live, che è quello che in effetti poi viene fatto dalla maggioranza di tutti quanti noi. Quindi tutto si riduce al puntare al bancare. Decidi di puntare una scommessa in pre-live, la tua prossima operazione sarà bancare per vincere, sarà bancare questa scommessa, va bene? Decidi invece di bancare inizialmente un determinato pronostico, la tua scommessa sarà vincente nel momento in cui riuscirai a puntare in live su questa, su questo pronostico. Cioè, quindi le operazioni sono contrario o scontrario, cioè punto per vincere devo bancare, ho bancato per vincere dovrò puntare. Elementariamente, ok? Non so se sono stato chiaro, non so se queste prime info così vi hanno già quantomeno confuso o quantomeno cominciato a far capire qualche cosa. Vedremo man mano andando avanti, probabilmente ci capiremo meglio. I prossimi video li farò su, direttamente qui sul Firebot, in modo tale da, come dire, abbinare sia l'exchange che l'operatività con questa piattaforma, con questo software, che è quello più, uno tra i più utilizzati per fare exchange, perché offre una serie di opzioni che il sito Betfair assolutamente non offre, operatività, insomma, tante cose che favoriscono il trading e il betting in exchange in modo molto agevole, insomma. Vabbè, io insomma a questo punto mi fermerei qua per questo primo video di apertura. Ripeto, questo è quello che posso fare. Ripeto, non ho un piano didattico, non sono abituato a spiegare, non sono abituato a fare da maestro e roba varia, quindi parlo per quello che mi dice la testa e per quello che mi viene fuori. Nel frattempo sono andati da 3 minuti, non li voglio fare troppo lunghi questi video, per cui mi fermo qua e spero che questo primo video, insomma, getti le basi per poter cominciare a capire qualcosa di exchange per tutti voi che ne siete assolutamente, come si dice, io mi scordo di parole, ma come ha già fatto? Sarà vecchiaia, credo. Comunque, per tutti voi che non ne sapete ancora niente, e a quanto pare, insomma, stando sul canale, ne siete in tantini. Vabbè, ok, 35 minuti. Un abbraccio a tutti quanti voi. Se ce la faccio, ne faccio un altro domani, cominciando a parlare un po' di cose più operative. E vediamo un po' se per fine settimana, inizio settimana prossima, siamo già in grado di poter fare qualche nostra bella giocata exchange. Va buono? Un abbraccione, ci sentiamo, ci parliamo e ci divertiamo sul canale. Ciao ragazzi.